Terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile in sequenza per il mister bianco che non smette di inseguire il Santa Croce, ampliando la forbice con le inseguitrici che stazionano a ridosso dei playoff. Possono bastare un gol per tempo al cospetto di una rinascita nitina, relegato in ultima posizione e ormai spacciato alla retrocessione in prima categoria. Vittoria doveva essere vittoria stata per il mister bianco che fa la partita, mancando però di quella precisione sotto porta. Prima iniziativa al sesto minuto con Palazzolo che calcia al lato, mancando d'un soffio lo specchio della porta. Al quattordicesimo Scapellato si presenta a tu per tu, ben servito da Russo, bravissimo il portiere netino a deviare in angolo. Padroni di casa che operano il forcing e sfiorano il gol al 25esimo con Paladino che nega il gol a Scapellato che di controbalzo aveva cercato l'incrocio. Un minuto dopo Bonaccorsi pescato a rete da Palazzolo si fa impallinare dal portiere anche se la bandierina dell'assistente alzata con colpevole ritardo disinnesca l'iniziativa del numero 9. Al 32esimo il mister bianco ci prova con Maesano di destro alto sopra la traversa. Al 38esimo la sblocca Lorenzo Bonaccorsi. Calcio d'angolo dalla destra irrompe il numero 9 che incorna portando il mister bianco meritatamente in vantaggio. Gol che permette agli uomini di Di Maria di andare negli spogliatoi con un vantaggio di misura ma ugualmente prezioso. Cresce il mister bianco, signorino è praticamente inoperoso per tutti i 90 minuti. All'ottavo minuto Maesano dirompente sulla destra, Scapellato chiama il portiere ad una parata che salva temporaneamente il risultato. Superato il quarto d'ora il mister bianco chiude il conto, scucchiaiata di Palazzolo, Federico Luca scatta in posizione regolare scappando alla retroguardia giallorossa, il numero 10 elude il disperato tentativo del portiere e insacca nella porta sguarnita. La partita è virtualmente chiusa sebbene strano provi a riaprirla con una palombella che mette i brividi a signorino. Al 28esimo assistenza geniale di Palazzolo per Michalizzi che si divora il gol calciando addosso al portiere. I ritmi si allentano sino al triplice fischio di chiusura che sancisce la 16esima vittoria in campionato del mister bianco che da martedì preparerà la trasferta del Franco Vassallo di Lico di Obea contro lo Sporting di Samuele Costanzo che non vince da domenica 28 gennaio. Più di un mese di lontananza dai tre punti, quindi 4 gare alla conclusione, 12 punti in palio prima dei playoff che potranno decifrare un finale di stagione tutto da vivere. No, non riuscivamo a trovare il buco esatto, però poi alla fine è arrivato il gol sul calcio d'angolo. Ecco, di testa lì sei svettato imperioso e ci hai creduto davvero su quel calcio d'angolo. Sì, ci ho creduto anche perché il mister me l'aveva detto poco prima di andare cattivo su tutti i palloni. Mister Bianco che dove può e dove vuole arrivare per questo rush finale? Noi vorremmo arrivare a più a lungo possibile. E tu invece? È l'ennesima stagione che fai ad alti livelli, al di là dei campionati vinti, delle promozioni consecutive, insomma la speranza è che quest'anno insomma, possa aggiungersi nel tuo curriculum anche personale. Sì, speriamo che almeno possiamo vincere i playoff, così mettiamo un altro trofeo nella vetrina. Grazie Lorenzo. Comunque sia, sono il leader dello spogliatoio. Noi sapevamo che la partita era molto difficile, sappiamo che incontrare l'ultima della classe non è mai facile, perché puoi sottovalutare la partita e entri male in campo. Diciamo che non è stato proprio così, però è stata dura, l'abbiamo sbloccata grazie a Bonaccorsi, il mio gol è merito della squadra, perché amiamo giocare a pallone anche se il campo a volte non ce lo permette, però cerchiamo di fare sempre il meglio possibile nel campo. Ecco, anche oggi mancavano Romano, mancava anche Giacone, però nonostante insomma si è cercata comunque sempre una proposizione offensiva, cioè la vostra è una squadra che comunque ama il gioco d'attacco. Sì, mancava anche Basile per influenza, che al centrocampo diciamo che è il vero leader di questa squadra, con l'assenza di Giacone e Popo Romano, però devo dire che i ragazzini che sono entrati o chi li ha sostituiti hanno fatto bene, devo fare un grande applauso a questi ragazzi. Senti, l'ultima domanda, il finale di stagione tu come te lo immagini? Perché comunque questa squadra può arrivare lontano, per poterlo fare cosa deve fare? Ma sicuramente cercheremo di vincere queste 5 partite restanti, poi tireremo le somme, vediamo tra secondo e terzo posto e poi affronteremo sicuramente i playoff nel migliore dei modi, perché noi vogliamo fare molto molto bene e ci facciamo un augurio per salire in eccellenza. Partita, sono queste partite che nascondono le insidie, ragazzi oggi sono state eccezionali, non sono persi mai d'animo, purtroppo noi
pur con tutto il lavoro e la buona volontà del signor Russo, che è un buon custode del campo e cerca di fare il massimo con i mezzi a disposizione, però onestamente il campo di gioco oggi era veramente impossibile giocare con i ragazzi. Alla fine del primo tempo ce lo siamo dati, va, nulla da rimproverare, hanno provato a giocare come al solito cercando traiettorie e alcune volte il pallone veniva sporcato, però abbiamo vinto la partita tranquillamente. Dovevamo stare anche attenti che avevamo molti ammoniti, alcuni diffidati, e quindi bisognava stare attento in questa fase della stagione anche ad andare col bilancino con queste cose. Mancava qualcuno anche dietro, Vito che è il nostro difensore centrale, e comunque molto bene. La squadra da qualche settimana, diciamo, sta cambiando poco. Devo dire che dopo un periodo di una o due partite in cui c'è stato un normale, diciamo, appannamento post Ragusa, la squadra ha ripreso a giocare a calcio, ha fatto risultati importanti, non ultimo quello di domenica scorsa a Carlentini. Devo dire che nulla da rimproverare, ma veramente grandissimo campionato da parte dei ragazzi. Andate e ritorno siamo con lo stesso ruolo di marcia, al ritorno abbiamo credo due punti in più rispetto all'andata. Grande, grande. Stiamo andando, credo, anche oltre quello che erano i programmi.